E a Genoa, mister, 12 punti di differenza. Cosa ti sorprende di più, la posizione del Catania o quella del Genoa in questo campionato? Ma per la posizione di Catania non mi sorprende, comunque sono da 3 anni ormai che comunque fa risultati abbastanza prestigiosi in Serie A, conquistando sempre più salvezze tranquille. Quest'anno credo che quando c'è programmazione, quando c'è una linea guida societaria, quando c'è un'azienda solida come Catania, credo che lavorare adesso sia bello, sia divertente per un allenatore, per giocarci per i giocatori. E sta venendo fuori tutto quello che nella prima parte ha fatto lo Monaco, e poi sta venendo fuori, sta continuando a venire fuori da quello che di buono stanno facendo i nuovi dirigenti, e il presidente Pulvirenti, che comunque ha creato una grande azienda insieme a Lomonaco. Quindi Catania non mi sorprende, chiaramente Genova un pochettino sì, mi sorprende la posizione un po' classifica, questo rendimento qua che sta avendo un pochettino così discontinuo, però chiaro che ci sono tante dinamiche che possono far scaturire risultati negativi, lo faccio allenatore, quindi non sono io che devo giudicare cosa sta succedendo a Genova. Rispondendo alla domanda, è chiaro che come piazza, come tifoseria, mi sorprende un po', non mi sorprende, credo che sia un pochettino indietro rispetto a quello che sono le aspettative. Ripeto, le annate alle volte vanno un po' così, perché il calcio non c'è mai una logica, però credo che Genova abbia un attore molto esperto, molto bravo, e credo che ci sia un'azienda dietro importante, con un presidente Preziosi, che ha grande passione per questo calcio, e soprattutto per il Genoa, credo che faranno i massimi sforzi anche per il mercato di riparazione per la sicurezza. All'andata finì 3-2 al Massimino, però all'inizio vantaggio del Genoa. C'era in panchina De Canio, adesso è cambiato anche l'allenatore, ma il Genoa, diciamo, si mantiene con risultati piuttosto negativi. Che gara però ci dobbiamo aspettare adesso qui al ritorno? Un colpaccio del Catania ci può stare, secondo te? Ma è chiaro che il Genoa deve fare punti, Genoa deve dalle zone tutte della classifica, e quindi se non lo fa una partita in casa contro il Catania, non perché il Catania sia meno delle altre squadre, che ci dimostra anche essere una squadra, per me non rivelazione, ma come ho detto prima, una squadra che sta venendo fuori anno dopo anno, tenendo sempre i livelli prestigiosi. E allora chiaro che Genova faccia una partita d'assalto, credo che faccia una partita, potenzialmente aspettare una partita tosta, una partita maschia, nel quale Genova metterà tutto quello che ha a disposizione per prendere 3 punti, perché sono fondamentali. Chiaro che su una carta è una partita che Genova si deve giocare, perché poi tocca in casa e quindi deve cercare di fare bottino pieno. Però Catania è una squadra di grandi competenze, è una squadra che in gomme lì davanti, soprattutto in questo giocatore, ha grandi ripartenze, ha grandi qualità nel colpire, quindi è una partita molto delicata, è una partita molto delicata perché praticamente non so adesso il Marran come la preparerà, però io vedo Catania quando riparte in velocità fa veramente male.